è stato uno delle poche note liete del Pescara ad inizio stagione, quando la squadra faticava. Fabio Maistro è stato uno dei più positivi, nonché autore dei primi 3 gol in campionato del Delfino, che purtroppo non hanno portato dei punti. Paradossalmente, con il passare delle giornate e la risalita dell'ultimo mese da parte della squadra, le prestazioni di Maistro sono andate in calando. Lo scorso anno a Salerno, arrivato a settembre in prestito dalla Lazio, il centrocampista veneziano di Porto Tolle parla così dell'attuale momento, di Breda e del prossimo match con la Cremonese, con l'auspicio di tornare il giocatore di inizio stagione. Bene, mi trovo bene, è un grande lavoratore, poi anche Veneto, mi sto trovando bene, spero di dargli di più in campo visto che sono stato un po' sottotono in questo periodo. Niente, succede che avendo sempre partite ravvicinate il fisico può calare un po', è normale anche perché le ho giocate tutte. Ora devo ambientarmi meglio nel nuovo modo di giocare e cambio ruolo per ritornare come l'inizio. A Pescara mi trovo super bene, anche perché la mia ragazza piace. Città non troppo caotica e molto bella, poi il mare fa la differenza in una città. I pescaresi sono molto simpatici, educati e anche non invadenti, quindi diciamo che mi trovo super bene. Dopo 3 giorni di riposo, la squadra ha ripreso oggi a lavorare in vista del match della penultima d'andata di domenica con la Cremonese all'Adriatico Cornacchia. Saranno giorni decisivi per capire come affrontare l'emergenza difesa con Scognamiglio e Bellanova out per squalifica e con il risico degli infortunati da dipanare: Balzano, Bocchetti, Drudi e Antei. Roberto Breda spera in almeno un recupero, perché un aiuto immediato sul fronte mercato è difficile averlo. La partenza di Salamon rallenta l'eventuale uscita di Okoli dalla SPAL, che ha anche il match di Coppa Italia giovedì. Anzi, il mercato ha tolto un'altra freccia al reparto difensivo con la cessione di Cristian Ventola all'Arezzo, la squadra di Andrea Camplone, che sta per ottenere, sempre dal Pescara, anche le prestazioni di Andrea Di Grazia. Mercato che ha invece portato in casa cremonese il nuovo portiere Marco Carnesecchi in prestito dall'Atalanta, e a breve arriverà anche il centrocampista Paolo Bartolomei dallo Spezia. La novità principale però sarà in panchina, con il debutto di Fabio Pecchia al posto di Pierpaolo Bisoli. Entusiasmo vero, grandissima passione, grande voglia. Mi rendo conto che arrivo in un ambiente deluso. La classifica è inaspettata, però la realtà è sotto gli occhi di tutti, quindi dobbiamo rimboccarci tutte le maniche e lavorare sodo, e non vedo l'ora di entrare sul campo. No, noi dobbiamo pensare in questo momento, almeno per quello che riguarda il mio lavoro sul campo, l'obiettivo è Pescara, vivere in questo senso alla settimana, preparare le partite nel migliore dei modi, recuperare gli infortunati, giocatori importanti, fondamentali,